Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Spider-Man con il nostro nuovo Ehi, costume da cosa sai della punk. Sable International? Vediamo. È Ok. un'agenzia di sicurezza internazionale. Viene ingaggiata dai governi per arginare le rivolte o per scatenarle. L'ultima cosa che serve alla città è un branco di mercenari guerrafondai. Accidenti, i social stanno esplodendo. Hanno allestito posti di blocco in tutta la città e fermano e perquisiscono chiunque. È una follia. No, è paura. Norman Osborn si sente minacciato. Allora, dobbiamo andare a perquisire l'ufficio del cinese in questione. Nel frattempo c'è un crimine proprio qua. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Spider-Man, grazie al cielo. I demoni hanno piazzato carica in tutto l'edificio, è impossibile. Ancora demoni. Dove sono, vi aiuterò io. Abbiamo localizzato l'ordigno primario. Una volta disinnescato, otterrai una chiave d'innesco da usare per localizzare e disinnescare quelli secondari. Capito. Ancora demoni. Allarme bomba demoni. Ok. Aia. Non vi sembra di essere monotoni? Il fatto è che non mi ricordo sempre tutte le combo che dovrei ricordarmi. Demoni eliminati, e ora la bomba. E quello è il fatto. Ci sono così tante mosse da poter fare e non me le ricordo sempre tutte. Allora, un circuito da sbloccare. Okay. Okay.
Allora, dobbiamo bilanciare il tutto con il voltaggio. Questo non possiamo cambiarlo, questo sì. Non riesco a capire. Allora. Ok, allora, voltaggio attuale 3. Quindi se facciamo così. Ah no. Ah, ok, sì. Allora. Facciamo meno 1. No, però. Capito. Allora, più 5. Così siamo ok. Dobbiamo scendere a 3, a 2, a 3. Eh no, come faccio? Ah, così. -2. Ci siamo un po' incartati qua. Allora. Ok.
Poi qui serve. Questo. No. Ma poi qua. Non sto capendo. Così. Ma mi manca sempre un nodo. Ah, eccoci. No. Oh, ragazzi, non lo so. È andata. Ho fatto. E come ho fatto? Accidenti. C'era una protezione, ho innescato le altre bombe. Devo disinnescarle prima che esploda. Boh. No, non ho capito bene sta storia. Le bombe esploderanno se non le disinneschi. Comunque no, non ho capito bene. Niente, missione fallita. Vabbè. Ehi, stiamo preparando un altro pezzo su Jefferson Davis e mi chiedevo, come sta suo figlio Miles? Non bene. Sono andato a trovarlo e pensa solo a suo padre. Ha bisogno di altri stimoli oltre la scuola. Magari un part-time. Non è una cattiva idea. Serve il lavoro giusto. Qualcosa che lo faccia sentire utile e importante per gli altri. Sbaglio o hai appena descritto il Fist? Sì, è vero. Grazie, ne parlerò con me. Miles è il ragazzo di colore, figlio del poliziotto che è morto. Che nelle storie Marvel. Se ora dirigi il Fist al posto del signor Spider-Man. Svolge il tuo vecchio lavoro. Ah, io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. Uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi in pe... Può aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità.
Ho qualche libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma c'è da... Meglio controllare l'ufficio di lì. Ok. Pete, stai bene, meno male. Tengo duro, l'ufficio è chiuso. Come faccio ad entrare senza farmi sentire? Con le tue solite abilità da Spider-Man. Il piano segreto. Scopri come entrare nell'ufficio di lì. E quella stanza? Mai vista. Voltaggio. A cosa serve tanta corrente? Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riattenere. La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. I genitori di Lee. E c'è una serratura nella cornice. Credevo che i genitori di Martin lo avessero abbandonato. Allora perché costruire un altarino? Scusate, ho il controller. Scarico. A quanto pare lui è collegato con i demoni. C'è una foto con Osborn. Lì ha fatto molto per New York, ma nascondeva in sé un oscuro segreto. Deve esserci una chiave in questo ufficio. Il diario. Eccola. Credo apra la serratura nel ritratto. Si direbbe un enigma. Sembra giusto. Ah, ho capito.
Ma non ho capito, dobbiamo far centrare il cerchio in mezzo con quello più grande. E quindi? Ah, c'è pure questo. Ok, un cavò. Cosa nascondi, Martin? Ah, abbiamo trovato un cavò. Ispeziona la stanza di Martin Lee. Ecco. Armi dei demoni e ti pareva. Lee ha un'ossessione per le maschere. Che sia un meccanismo di difesa psicologico. Forse doveva fingersi un altro per liberare le sue emozioni più oscure. Si è finto un demone, fin quando non lo è diventato. Ma questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di Lee. Divento ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. Inquietante. La stanza prende fuoco per distruggere le prove. Voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Ok, e ora come esco da qui? Scusate, ma la mia gola è un po' irritata, devo un po' grattarla. Peter. Ok. Aia. Signor Lee. Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Martin, sei tornato? Darlo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve. Devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio. Sì, una tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborne, eh? Non pensavo lo sostenessi. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero.
Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato. Aspetta, no! Ma che... Ok, CS fuggito. Finalmente ho le prove. Corri al Feast Center di Chinatown. E cosa dovrei trovare? Una simpatica signora di nome May Parker. E strani reperti nascosti nell'ufficio di lì. Ma non è tutto. Ha in programma un altro attacco. Dove? Quando? Ancora non lo so, ma voglio usare il cosiddetto respiro del diavolo. Sembra pericoloso. Che cos'è? Una sostanza creata dalla Oscorp. Probabilmente un'arma biologica. Ho una cartella piena di informazioni. È qui con me. Ti invio una copia appena possibile. Ok, controlliamo il suo ufficio. Se le prove sono solide, diramo un mandato di cattura. MJ, volevo solo sentirti. Peter, ascolta. Posso richiamarti? No, questa devi sentirla. Ma aspetta, perché stai bisbigliando? Ora sono impegnata. Che ne dici di parlarne a cena? Facciamo da me? Ah, ok. Cucino io se vuoi. Fantastico. A dopo. Aspetta. Ricordi che mi parlavi del famoso tocco malefico di lì? Credo di averlo appena visto in azione. Cosa? Un gruppo di amichevoli senza tetto mi ha attaccato senza motivo. Il problema è che avevano tutti gli occhi scintillanti. Yuri mi ha detto qualcosa di simile sulla guardia che ha liberato Shocker. Quindi Shocker lavorava per lì? È tutto collegato. E c'è dell'altro. Ma ne parliamo a cena, ok? Certo, a dopo. Ok. Cosa preparo? Qui c'è un altro zaino. Qui comando Sable, qual è la situazione? Oh, salve Doc, come va? Parker, ho buone notizie, vieni in laboratorio. Intende ora? Ci siamo finalmente. Vieni, ho qualcosa da mostrarti. Forte, ma avrei programmi per cena. Posso passare più tardi? La cena può attendere, resterai a bocca. Ho provato a preparare un fluido di ragnatela sperimentale alla Oscorp durante lo stage di Harry. Mi chiedo se significhi che ho di nuovo un lavoro. Magari potrei farci un salto. Dobbiamo tornare da 8. Il nostro professore. Squadra di terra, situazione al Flatiron. Comando, punto di controllo sotto l'attacco dei demoni. Eccoli. Amici, oggi abbiamo un ospite speciale con importanti notizie in esclusiva per noi. Ovviamente, Sindaco Osborne, grazie per aver chiamato. Allora, gadget. Dunque, vediamo se possiamo sbloccare qualche optional in più dei gadget. No. Questo sì. Incrementa di 1 le munizioni massime di questi gadget. Oppure... no, non possiamo, però possiamo incrementare di 1 le munizioni massime.
Bomba ragnatela. Incrementare di 1. Mina scatto. Poi come abilità. Ok. Eliminazione da sporgente estese. Sporgenze. Tecnica intimidatoria. Ah. Sotterrare fucili, scudi e lanciarazzi. Beh. Questo è ottimo. Amplificatore di combo. Accelera la generazione concentrazione parallelamente al contatore combo. Pure il lancio. Ah, non abbiamo più punti. Perfetto. Contare solo sulla mia integrità e non ho intenzione di comprometterla per nessuno. Ma qual è la notizia che vuole rivelare per la prima volta in assoluto nel mio programma? Beh, dopo il brutale attacco al municipio che mi è quasi costato la vita, è chiaro che servono nuove risorse per il nostro dipartimento di polizia. Ma voglio assicurare ai cittadini di New York che sto già provvedendo. Ah, lo sapevo! Quindi avete ascoltato i miei consigli? Volete chiamare agenti da Lake Placid come ho suggerito? Oh, quello no. Aia, ora sono super potenziati. Già, come farei senza di voi? Ah no, questi sono gli agenti speciali. Quelli speciali che lavorano per la tizia, la gatta bianca, gatta nera. Allarme piccione. Comincia la caccia. È bello usare i poteri per una giusta. Ok. Andiamo a parlare con. Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Wow. Guarda qui che roba. Dove ha preso questa attrezzatura? Solo chiesto qualche favore e qualche prestito. Mi sento come se stessimo ricominciando dal principio, ma stavolta andrà diversamente.
IEM. IEM è una società che all'interno del Marvel Cinema, del Marvel Universe, diciamo, è un'organizzazione malvagia di scienziati. È comparsa in Iron Man 3 nel film Advanced Idea Meccanica. Si è dato da fare. Ed è solo l'inizio. Fino ad ora guardavamo alle protesi dalla prospettiva sbagliata. Perché limitarsi a restituire alle persone le funzionalità perdute quando addirittura potremmo migliorarle? Ok, così dovrebbe andare. Pronto? Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college e siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. Aggiungi Corp e beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato un progetto che io non ritenevo etico. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. Effettua una verifica sull'unità di controllo. Potrebbe essere in corto. Ok, controlliamo qualcosa qui nel circuito. No, il circuito va reindirizzato. Allora, questi qua non si possono rimuovere. Dobbiamo tenerli per forza. Non si possono rimuovere. Perfetto. Allora. Dunque. Voltaggio obiettivo 5. Questi sono tutti da 3.
4 7 Questo è da meno 4 o meno 3, quindi 5 4 ce l'ho. 5 4 poi aspetta. Ottimo. Oh, a te l'onore questa volta. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Ma un mondo migliore. Ok. Chiamata persa da MJ. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti, Peter, il lavoro può attendere. Ehi, spesso la chiamata. Ci sei per cena? A cena? Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora. Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Cena a casa di MJ. Che cavolo, eh? Al minimo. Questa volta non posso fallire. È bello usare i poteri. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata. Ah, un piccione. Allora, missioni attive al momento non ne abbiamo. Qui c'è un covo di demoni. Deposito dei demoni. Va bene, ragazzi, che dire? Il video si conclude qui. Iscrivetevi, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo gameplay.